Troppo perde il tempo, chi bel non t'ama, dolce amor Gesù sopra ogni amore. Amor chi t'ama non sta ozioso, tanto gli par dolce. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. Camminare con la croce l'uomo non sa. Cammina irascibile, svogliato, violento, indocile. Si rifiuta di portarla. Nessuno gli ha insegnato la scienza e l'arte della croce. Il cammino di Cristo con la croce sulle spalle verso la cima del Calvario è la cattedra più eloquente per conoscere e assimilare la difficile sapienza di questa scienza divina. Percorriamo unanimi, ricolmi d'amore e fede, questo santissimo cammino, accanto a Cristo, al suo dolore paziente, condividendo pene e tormenti, per essere i migliori tra i discepoli nella sublime scienza della Santa Croce. Te lo chiediamo, Padre, per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Che tanto sta per te, do cor gioioso, chi non sentisse, non saprie parlare, quanto è dolce a gustare. Prima stazione. Gesù prega nel Getsemani. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Marco. Giunsero intanto a un podere chiamato Getsemani, ed egli disse ai suoi discepoli: sedetevi qui mentre io prego. Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Gesù disse loro: la mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate. Poi, andato un po' innanzi, si gettò a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse da lui quell'ora. E diceva: Abba, Padre, tutto è possibile a te, allontana da me questo calice. Però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu. Getsemani, simbolo universale delle essenze più pure dell'essere umano di fronte al dolore. Pelago immenso di sofferenze nel quale Gesù rema faticosamente, in infinita solitudine. Il sofferente prega, solo. Prega senza scorgere presenza amica alcuna. Prega senza udire la dolce voce del Padre. L'orante soffre. Solo, da solo col peccato dell'umanità. Soffre bevendo il calice del tedio e dell'angoscia, con la sete umana di un amore divino. Soffre senza trovare risposta al suo dolore. Soffre e si abbandona all'amore, come un bimbo in braccio a sua madre. Nel Getsemani Gesù ci rivela che il dolore, più che pensarlo con passione, bisogna viverlo con amore. Lo voglia o no, l'uomo non cessa di soffrire, giorno dopo giorno. Vinca il cuore umano l'insensatezza del dolore, con la certezza
e la gloria dell'amore donato e ricevuto. Ti adoro, Gesù, nel tuo Getsemani, con la tua umanità vibrante di debolezza e la nascosta tua natura divina. Ti adoro come Salvatore nel tuo tedio e nella tua angoscia. Fammi capire meglio, Signore, la bellezza della sofferenza che salva, la nobiltà dell'amore che nel dolore redime. Stabat mater dolorosa, iuxta crucem lacrimosa, dum pendebat filius. Santa Madre de voi fate, delle piaghe del Signore, siano impresse nel mio cuore. Seconda stazione. Gesù è arrestato. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Matteo. Mentre parlava ancora, ecco arrivare Giuda, uno dei dodici, e con lui una gran folla con spade e bastoni, mandata dai sommi sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro questo segnale dicendo: «Quello che bacerò è lui, arrestatelo». E subito si avvicinò a Gesù e disse: «Salve, Rabbì!» E lo baciò. E Gesù gli disse: «Amico, per questo sei qui». Allora si fecero avanti e misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono. Essere considerato un criminale è un'esperienza dura per qualsiasi essere umano. Sembrarlo agli occhi degli uomini, senza realmente esserlo, scuote con violenza e brutalità le fibre più sensibili dello spirito. Gesù, nel Getsemani, ai margini della valle di Giosafat, luogo del giudizio di Dio, alla fine dei tempi, fu arrestato, innocente, da uomini sazi di crimine e peccato. Non fu arrestato da angeli, ma da uomini, da ogni uomo, e con quel laccio alle sue mani noi tutti ha salvato. Tu, Gesù, hai attraversato la lunga valle del criminale innocente, incontrando nel tuo cammino tanti visi anonimi, che accendi di consolazione e speranza. Tu, Gesù, con la tua innocenza, con tanti innocenti della storia, hai lavato i nostri peccati, tutti, quelli che si levano contro Dio e quelli che gridano contro l'uomo. Grazie, Cristo innocente, che hai voluto provare l'ignominia del peccato per salvare con amore di fratello e di Dio i condannati alle tenebre eterne. Grazie, eterno innocente. Cuius animam gementem, contristatam et dolentem, per transivit gladius. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Terza stazione. Gesù viene giudicato dalle autorità ebraiche. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Marco. Allora condussero Gesù dal sommo sacerdote, e là si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi. I capi dei sacerdoti
e tutto il Sinedrio cercavano una testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovarono. Allora il sommo sacerdote, levatosi in mezzo all'assemblea, interrogò Gesù dicendo: «Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te?» Ma egli taceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendogli: «Sei tu il Cristo, il Figlio di Dio benedetto?» Gesù rispose: «Io lo sono. E vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire con le nubi del cielo». Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse: «Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete udito la bestemmia? Che ve ne pare?» Tutti sentenziarono che era reo di morte. Il Sinedrio, il sommo sacerdote, ecco i giudici di Gesù. L'autorità di Gesù, che umiliandosi salva, di fronte al Sinedrio, che imponendosi condanna. Nessuno difende Gesù, neanche egli stesso. Difendersi significherebbe dichiararsi colpevole, e Gesù è innocente. Si accusa Gesù, ma senza prove. Lo interroga con autorità il sommo sacerdote e Gesù risponde con bontà e verità. Parole chiare, rivelatrici della sua identità, tacciate però di blasfemia. Parole sacre che vengono da Dio, bollate di ingiuria contro Dio. Tutto è privo di logica e di senso nel processo a un innocente. Tu, Gesù, giudicato da chi avrebbe dovuto riverirti come re, tu, Signore Gesù, accusato di blasfemia, tu, Signore e Giudice, condannato a morte, in silenzio accetti, subisci l'ignominia del reo, benedici, onori le vie misteriose del Padre che conducono alla redenzione. Grazie, Signore, perché io sono il vero colpevole, ma tu non mi condanni, bensì mi salvi. Grazie, Signore, perché io sono il blasfemo e tu ti sei addossato l'insensatezza del mio peccato. Grazie per la tua misericordia e il tuo perdono. O quam tristis et afflicta fuit illa benedicta mater unigeniti, Santa Madre de voitate, fede piaghe del Signore, siano impresse nel mio cuore. Quarta stazione. Gesù viene giudicato dall'autorità romana. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Luca. Tutta l'assemblea si alzò, lo condussero da Pilato e cominciarono ad accusarlo. Abbiamo trovato costui che sobillava il nostro popolo, impediva di dare tributi a Cesare e affermava di essere il Cristo re. Pilato lo interrogò: «Sei tu il re dei Giudei?» Ed egli rispose: «Tu lo dici». Pilato disse ai sommi sacerdoti e alla folla: «Non trovo nessuna colpa in quest'uomo». Ma essi insistevano: «Costui solleva il popolo, insegnando per tutta la Giudea, dopo aver cominciato dalla Galilea fino a qui». Doveva liberarne uno per la festa. Ma essi si misero a gridare tutti insieme: «A morte costui! Dacci libero Barabba!»
Pilato allora decise che la loro richiesta fosse eseguita. Rilasciò colui che era stato messo in carcere per sommossa e omicidio e che essi richiedevano, e abbandonò Gesù alla loro volontà. Pilato, rappresentante dell'imperatore Tiberio, giudica Gesù, un giudizio particolare date le circostanze. A poche ore dalla Pasqua ebraica, il sommo sacerdote coinvolto in prima persona, l'imputato, un Galileo. Gesù al centro della sala, solo. Di fronte a lui Pilato, ai lati gli accusatori. Sobbilla il popolo, dice di non pagare le tasse. Gesù ascolta, alza lo sguardo innocente e puro verso quelli che lo accusano, tace, prega il Padre, redime. Gli accusatori non mollano, si è proclamato re. Pilato domanda, comprende, vuole rendere giustizia. Gli accusatori insistono, liberarlo significa perdere l'amicizia del Cesare. Pilato si gioca la carriera, cede, condanna. Gesù, con l'espressione raccolta, medita. Pensiero e cuore restano al Padre e agli uomini. Un brivido gli attraversa il corpo. Le labbra sono un sigillo di coerenza umana e dignità divina. È un agnello pronto al sacrificio. Tu, Gesù, non temi il giudizio degli uomini. Lo subisci con amore, lo abbracci con decisione, lo sopporti con coerenza. Sai che per la giustizia punitiva degli uomini passa la giustizia salvifica di tuo Padre. Signore, che il giudizio degli uomini non mi privi mai di libertà, di coerenza, dignità, salvezza. Quemerebat et dulebat, pia mater dum videbat, nati penas incliti. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Quinta stazione. Gesù viene frustato e coronato di spine. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Giovanni. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Quindi gli venivano davanti e gli dicevano: «Salve, re dei Giudei!» e gli davano schiaffi. Le frustate a volte surrogavano la condanna, altre la presagivano. Pilato ordina di frustare Gesù per commuovere l'animo degli accusatori e così mettere la parola fine a un processo che sapeva già acconciato. Le frustate eccitano gli avversari e il sangue del condannato reclama altro sangue. Gesù, col corpo livido e sanguinante, attende inerme l'ultima sentenza. Nel dolore e nell'agonia, nel cielo sereno della sua intimità, parla col Padre. Non bastano le frustate. I soldati, brutali e annoiati, parodiano all'istante una rappresentazione messianica. Una corona di spine, un mantello scarlatto, uno scettro in mano,
è il gesto blasfemo di un'adorazione simulata e sarcastica. Gesù vive ore di cielo col Padre, insieme alle ore d'inferno con gli uomini. Povero Gesù, così ripaghiamo noi uomini la tua pazienza e il tuo amore. Ammiro, Gesù, il tuo silenzio, segno di un dialogo interiore sacro e sublime col tuo Padre amato. Ti dolgono le spine, le frustate, ma più ancora ti duole il peccato, il mio peccato. Grazie, Signore, per il tuo dolore fecondo. Grazie per aver mantenuto eretta la tua dignità di figlio. Voglio essere discepolo del tuo silenzio e del tuo dolore, della tua dignità e della tua grandezza, della tua dolente intimità col Padre. Quis est homo qui non fleret, matrem Christi si videret, in tanto supplicio. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Sesta stazione. Gesù viene caricato della croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dai Vangeli secondo Matteo e Giovanni. Dopo averlo così schernito, lo spogliarono del mantello, gli fecero indossare i suoi vestiti e lo portarono via per crocifiggerlo. Essi allora presero Gesù, ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota, dove lo crocifissero. Pilato lo consegnò perché fosse crocifisso. Emessa la sentenza, inizia l'esecuzione. Caricano su Gesù il pativulum, lo legano con corde alle sue spalle e in compagnia di altri criminali cammina verso il Calvario. Il legno è ruvido, pesante, lo alleggerisce l'amore. Il corpo è esausto dalla fatica, lo rinvigorisce la speranza. I passanti urlano sberleffi e irrisioni, l'umiltà li accoglie come doni. La frusta scuote la schiena piagata, lo zelo redentore agisce da balsamo. Guardi il tuo legno, Signore, e lo benedici. Guardi i tuoi compagni di supplizio e li compatisci. Guardi i soldati che ti sorvegliano e li perdoni. Guardi gli ebrei con cui ti imbatti e regali loro uno sguardo dolce e amorevole. Vedi accanto a te il Cireneo e ti commuovi di gratitudine. Osservi le donne che piangono e rivolgi loro parole di consolazione. Senti che la Veronica asciuga il tuo volto e le regali l'immagine del tuo santo volto. Fissi lo sguardo su tua madre e le infondi una forza insospettabile. Con la tua immaginazione attraversi i secoli passati e futuri e copri i peccati degli uomini col velo redentore della tua misericordia. Voglio, Gesù, accollarmi la mia croce, come tu la tua, con umiltà, con zelo, con speranza, con amore. Voglio contemplare nella mia piccola croce il volto amato di tuo Padre e abbracciarla come tu l'abbracciasti.
quis non posset contristari, Christi matrem contemplari, dolentem cum filio. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Settima stazione. Gesù viene aiutato da Simone di Cirene a portare la croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Luca. Mentre lo conducevano via, presero un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Simone di Cirene è un ebreo della diaspora, uno fra i tanti di Gerusalemme, molto distante dal dramma di Gesù. Veniva dalla campagna, zappa in spalla, pensando alla pace della sua casa e al giusto riposo dopo una giornata di lavoro. Qualcuno improvvisamente lo scuote, con espressione di sfida, lo trascina verso Gesù e lo carica del legno brutalmente. Simone è sconcertato, vacilla, impaurito, come una belva inseguita da una muta di cani. Subito Gesù gli prende la mano, lo sguardo grato, comprensivo, amichevole. Non dimenticherà mai quello sguardo, tanto umano, tanto divino. Gesù e Simone fanno da Cireneo l'uno all'altro e riprendono insieme la salita verso il Golgota, verso l'ora di Dio. Sono arrivati in cima. Devono separarsi quando in così breve tempo si sono amati tanto. Nuovamente Gesù volge lo sguardo su Simone e accende in lui scintille di speranza, luce di redenzione. Ora, come l'anziano Simeone, può andarsene in pace perché i suoi occhi hanno visto la salvezza di Dio. Grazie, Gesù, per aver voluto essere il vero Cireneo degli uomini, per portare sulla tua croce le nostre croci, così piccole che tutte insieme entrano nella tua. Voglio, Signore, seguire le tue sante orme, farmi anch'io Cireneo dei miei fratelli. È così dolce camminare al tuo fianco verso il Calvario, caricandoci sulle nostre spalle il legno sul quale infliggerai la morte definitiva al peccato. Signore, sii il mio Cireneo, perché io possa esserlo dei miei fratelli. Pro peccati sui gentis, vidit Iesum in tormentis, et flagellis subditum. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Ottava stazione. Gesù consola le figlie di Gerusalemme. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Luca. Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso le donne, disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli.
perché se trattano così il legno verde, che avverrà del legno secco? Ogni donna sente una profonda pietà per gli altri. Il suo cuore batte all'unisono con chi soffre e desidera affettuosamente alleviarlo, fosse anche solo con lacrime e lamenti. È quello che fanno alcune donne di Gerusalemme, rappresentanti anonime dell'animo femminile, di fronte all'immenso mistero del dolore umano, di fronte all'ineffabile prodigio del dolore di Dio. Gesù arresta un momento l'andatura e parla loro dal suo dolore e contenuto. «Non piangete per me». Quali inaspettate parole, quanto inaudite! Gesù comprende le lacrime di queste donne, gli sono gradite, le accetta di cuore. Ma c'è chi ha più bisogno di lacrime, singhiozzi e lamenti. Piangete per voi e per i vostri figli. Gesù va alla morte su un pezzo di legno affinché il secco legno rinverdisca e viva. Gesù associa il pianto e i lamenti delle donne al suo prezioso sangue che solca la croce affinché il secco albero degli uomini riprenda vita nuova ed eterna. Non vuole redimere da solo il peccato dell'uomo e concede alle figlie di Gerusalemme di partecipare insieme a lui al dono generoso della redenzione. Signore Gesù, Redentore del mondo, consolazione degli afflitti, grazie per aver innalzato le nostre lacrime fino all'apice della redenzione. Grazie per aver accolto il nostro pianto nell'oceano della Tua misericordia. Grazie per aver concesso al nostro triste cuore la consolazione di contribuire con Te alla missione magnifica di salvare il mondo. Didit suum dulcem natum, moriendo desolatum. Dum emisit spiritu. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Nona stazione. Gesù viene inchiodato sulla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Marco. Condussero dunque Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio, e gli offrirono vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse quello che ciascuno dovesse prendere. Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero, e l'iscrizione con il motivo della condanna diceva: il re dei Giudei. La croce ai tempi di Gesù era il supplizio più orrendo inventato dagli uomini contro l'uomo. Non era un supplizio da uomini, ma da schiavi e da ribelli contro il potere di Roma. Agli occhi dei romani, Gesù era un ribelle che si proclamava Messia. Ora paga col supplizio la sua inusitata audacia. Gesù giace a terra, con le braccia distese lungo il patibolo. Un chiodo sul palmo della mano destra, un colpo di martello, due, tre. Gocce di sangue prezioso scivolano dalla mano alla croce, alla terra riarsa. Ecco l'altro chiodo sulla sinistra.
Di nuovo il rumore del martello sul chiodo. Di nuovo il sangue scivola dolcemente, bagnando i palmi, le dita, il legno, la terra. Sangue di Gesù, il Salvatore, il Redentore dell'uomo. Sangue di un corpo che appartiene a Dio. Due soldati sollevano Gesù dal terreno e lo alzano sul palo verticale per crocifiggerlo. Istanti eterni di incredibili sofferenze per il corpo di Gesù, completamente lacerato. Un terzo chiodo per i piedi di Gesù. Il martello colpisce il chiodo non una, ma 4-5 volte. Il soldato getta il martello in terra. Una goccia di sudore gli imperla la fronte e sulla mano rosseggia sangue innocente e salvifico. Gesù, tu conosci bene i chiodi fin da bambino. Quante volte hai conficcato chiodi nella bottega di Giuseppe e falegname? Non immaginavi che anni dopo 3 chiodi avrebbero trapassato le tue mani e i tuoi piedi su un legno. Per i chiodi che ti crocifissero, salvaci, Signore. Per il sangue che sgorgò dalle tue mani e dai tuoi piedi, guidaci, Signore, sulla via della salvezza. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Decima stazione. Gesù è crocifisso tra 2 malfattori. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Marco. Con lui crocifissero anche 2 ladroni, uno alla sua destra e uno alla sua sinistra. E si compì la scrittura che dice: è stato annoverato fra gli empi. E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. Sulla collina del Golgota, dove Gesù agonizza crocifisso, molti altri ribelli della storia avevano sofferto e perso sangue fino alla morte. Nel Calvario si sono accoppiati follemente il potere e la rabbia, le grida di trionfo e quelle di disperazione, i rantoli del dolore e il sarcasmo disumano. Il sangue del criminale e quello dell'innocente, l'odio del carnefice e la morte della vittima. Gesù Cristo, in un sublime gesto d'amore, raccoglie tutto nel calice della sua croce e lo offre con sé al Padre, affinché il mondo creda e si salvi. Appesi alla croce come lui, 2 malfattori, a loro li unisce la sorte e il dolore. Tutti e 3 oscillano tra il cielo e la terra, alberi spezzati prima di annegare nell'abisso senza fondo della morte. Gesù ascolta il loro odio, gli insulti, l'amarezza, vede i loro corpi convulsi contorcersi dal dolore. Sono uomini senza Dio e senza speranza. Parla loro del silenzio della croce. Uno ascolterà e implorerà misericordia, l'altro. A loro, a tutti i crocifissi del mondo, Gesù apre le sue braccia di fratello e li accoglie in un abbraccio redentore. Gesù crocifisso, mio Re, mio Signore, mio Dio occulto, guarda con amore dalla croce il mondo di peccato. Grazie, perché affratellato alla tua croce, hai salvato dalla sua ignominia, dalla sua ingiustizia,
e dalla sua infamia la croce pesante e dolorosa degli uomini. Bacio, Signore, la tua croce per baciare la mia. Concedimi di aggrapparmi al legno del tuo dolore quando abbraccio la mia croce nel duro lottare del tuo Vangelo. Facut arde ad cor meum, in amando Christum Deum, ut sibi complacea. Santa Madre Deui fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Undicesima stazione. Gesù parla a sua madre. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Stava accanto alla croce di Gesù Maria, sua madre. Dalla culla alla croce, sempre fedele alla sua vocazione di discepola, di madre, di donna. Lei è la donna nuova, la prima redenta dalla croce del figlio. Lei è la nuova Eva, che dà inizio alla nuova umanità, germoglio vigoroso del legno del Calvario. La prima pienezza la ricevette Maria a Betlemme, terra di Giuda, essere la madre di Dio. Sul Golgota, faccia a faccia con suo figlio, Dio le concede una nuova pienezza, essere madre della Chiesa. Alla pienezza di grazia risponde ora Maria, come l'aveva fatto nell'Annunciazione, con pienezza d'obbedienza. Fiat. Gesù può morire tranquillo. Lascia alle cure della madre i figli della sua Chiesa. Maria, raccolta e serena, medita col ricordo del cuore le esperienze vissute col figlio nei 33 anni della sua vita terrena. Maria, chiaroveggente e premonitrice, contempla il cammino che porta alla meta, verso l'abbraccio ineffabile col Figlio glorioso. Maria, realista e attenta, pensa alla nuova missione ricevuta dal Figlio agonizzante. Immagina una Betlemme dello Spirito, grazie al quale partorirà innumerevoli Cristi, che faranno rivivere suo figlio tra gli uomini. E la sua anima benedice il Signore. Gesù Cristo, dolce figlio di Maria, infondi nel nostro cuore la tenerezza del tuo amore per lei. Siamo anche figli suoi, nati dalla tua croce e dalla sua. Aiutaci a imitarla nel suo fiat incessante e glorioso, nel suo immenso amore per te, suo figlio e suo Dio, nella sua sollecitudine amorosa per la Chiesa, nata dal tuo potere redentore. Sancta materis tu dagas, crucifixi fige plagas, cordi meo valide. Santa Madre Deui fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Dodicesima stazione. Gesù prega il Padre.
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Lettura dai Vangeli di Luca e Marco. Gesù diceva: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Alle tre Gesù gridò con voce forte: Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Gesù chiede al Padre perdono per chi lo maltratta e lo crocifigge, per tutti noi, peccatori. Il Padre ascolta la sua supplica e dalle mani paterne vola verso gli uomini lo spirito del perdono. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù sente nell'anima l'abbandono, ma confida nella presenza e vicinanza del Padre. Il Padre si commuove di tenerezza e attende con amore trepidante l'ora della sua presenza manifesta e gloriosa nella mattina della risurrezione. Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. Gesù muore nel Padre, tra le mani paterne che lo hanno sorretto durante il suo percorso terreno. Muore primogenito della nuova umanità, offrendo al Padre nel suo corpo di uomo l'eredità perduta, ora felicemente ritrovata. Il Padre contempla il Figlio, appena spirato sul legno della croce, e lo accoglie tra le sue braccia nel silenzio eterno, gravido di vita. Gesù mio, la sofferenza non ti allontana dal Padre, ti lega ancor più a Lui, fermo baluardo nella tua afflizione salvifica. Gesù, grazie per il tuo dolore orante, specchio nel quale contemplarmi quando soffro. Insegnami, Gesù, nella preghiera, l'arte di soffrire giorno dopo giorno con amore. Insegnami, Gesù, nel dolore, l'arte di elevare il mio cuore al Padre della forza e della luce. Tui nati vulnerati, tam dignati prome pati, penas mecum divide. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Tredicesima stazione. Gesù muore sulla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Marco. Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del Tempio si squarciò in due, dall'alto in basso. Allora il centurione, che gli stava di fronte, visto lo spirare in quel modo, disse: «Veramente, quest'uomo era figlio di Dio». Gesù muore. Gesù è morto. È entrato nell'oscuro abisso della morte, nell'enigma insolubile dell'uomo, solidale con la sua sorte e il suo destino. Vi è entrato ferito, sconfitto, non per sprofondarvi definitivamente, ma per uscirne illeso, risuscitato, trionfante. Morte, io sarò la tua morte. Gesù ha dato morte alla morte nel suo stesso corpo,
e ha acceso la vita e la speranza nella dimora tenebrosa dei morti e dei vivi. Compartecipe della nostra morte, ci ha fatto compartecipi della sua vita. Con Cristo e da Cristo la morte ha senso. È una porta stretta da attraversare per raggiungere l'eternità di Dio. È un inverno freddo e secco che anticipa la mite primavera. È un velo che, lacerandosi, ci rivela il volto di Dio. È un arco robusto e teso che spara le sue frecce al di là del tempo, fino al bianco stesso della Trinità. Nella morte, Cristo ha dato morte alla morte, per sempre, e instaurato il regno della vita. Signore Gesù, nella tua morte contemplo la mia, e mi si riempie l'anima di pace. Tu hai vinto la paura della morte, tu l'hai redenta dal suo annuncio assurdo. Tu hai ferito a morte la morte con la luce della tua vita. Grazie, Gesù mio, per questa tua singolare vittoria che è anche la nostra. Grazie, Signore, per il tuo infinito amore, per averci ridato la vita morendo sulla croce. Fac me te cum pie flere, crucifixo condolere, donne che go vixero. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Quattordicesima stazione. Gesù è deposto dalla croce e deposto in un sepolcro nuovo. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Matteo. Venuta la sera, giunse un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe, il quale era diventato anche lui discepolo di Gesù. Egli andò da Pilato e gli chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato ordinò che gli fosse consegnato. Giuseppe prese il corpo di Gesù, lo avvolse in un candido lenzuolo e lo depose nella sua tomba nuova, che si era fatta scavare nella roccia. Rotolata poi una gran pietra sulla porta del sepolcro, se ne andò. Erano lì, davanti al sepolcro, Maria di Magdala e l'altra Maria. I cadaveri dei crocifissi non erano consegnati alle famiglie, ma gettati in una fossa comune. L'intervento di Giuseppe d'Arimatea presso Pilato si compiva l'eterno disegno di Dio sul figlio, riuscì a cambiare la sorte del cadavere di Gesù. Giuseppe, aiutato da Nicodemo e da Giovanni, depone il corpo dalla croce e lo posa in grembo a Maria, sua madre, perché gli renda l'ultimo omaggio della sua pietà. Poi frettolosamente lo imbalsamano e collocano il corpo in un sepolcro nuovo, perché stava per iniziare lo Shabbat. Per Gesù è giunta l'ora dello Shabbat del Padre, del riposo sereno nell'intimità di Dio. Lo Shabbat di Maria è lungo, lungo, quasi interminabile nei suoi istanti lenti. Lunga e calma è anche la sua preghiera, tra il ricordo vivido delle ultime ore e la speranza certa di un nuovo risorgere. Vive la solitudine di una presenza percepita che si fa attendere in questo sabato quasi eterno.
rivive nella memoria brandelli della sua vita, nella cadenza ritmica del tempo interminabile. Si fa sera. La luna piena rifulge splendente nella notte fredda. Maria continua a pregare, raccolta nel silenzio della notte. Per il suo cuore e i suoi occhi di madre il sole sta nascendo ormai. Vive in anticipo la gloria della risurrezione. O Gesù, riposa tra le braccia di tua madre, come da bambino dormivi sul suo grembo. Riposa, soldato invitto, dalla tua battaglia di uomo e redentore. Riposa, Signore, nel sepolcro nuovo, prima che l'aurora ti svegli e il tuo corpo, ergendosi, inizi la marcia della risurrezione. Grazie, Dio mio, per l'amore di tua madre. Grazie per la gloria della tua vittoria eterna sulla tua tomba e sulla nostra. Grazie, Gesù, fratello degli uomini. Grazie, mio Signore e mio Dio. Corpus morietur, facut anime donetur, paradisi gloria. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Preghiamo. Gesù del Getsemani, della croce e del Calvario, tu hai vissuto ore drammatiche, terribili, nella tua Pasqua di passione e morte. Oggi noi ti abbiamo accompagnato, partecipando nel nostro piccolo al tuo grande dramma. Ti abbiamo accompagnato, rivivendo con te il dialogo col Padre, con gli uomini, con Maria, tua madre. Siamo stati partecipi dei tuoi sentimenti più intimi, dei tuoi pensieri più reconditi, delle tue decisioni più ferme, delle tue azioni più eroiche, di fronte al dolore misterioso e fecondo. Accordaci, per merito della tua passione e morte, di vivere con te e come te, giorno dopo giorno, il nostro piccolo Getsemani, la nostra Via Crucis, il nostro Calvario. Concedici, Signore, di soffrire con l'intrepidezza del soldato, con i sentimenti di un discepolo, con la passione di un innamorato, per la gloria tua, di tuo Padre e del tuo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Per la croce gloriosa del Signore risorto, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Nel nome del Signore, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. O tu, o Santissima Croce, portasti a te inchiodato il Verbo incarnato, il Verbo incarnato. Chi mai potrebbe lodarti, o croce degnamente, che salvi ogni gente, che salvi ogni gente. O segno di vittoria, che vince ogni male, ci dà